Ciao ragazze, ecco un nuovo trucco e il consiglio e il suggerimento per farlo me l'ha dato stavolta il mio ragazzo. Gli ho chiesto se avesse qualche idea e lui mi ha chiesto un trucco solare, probabilmente perché oggi piove a dirotto, e sui toni del giallo, arancio e rosso, e io l'ho accontentato. E, è molto semplice e niente. Spero vi piaccia, è un po' acceso. Ora vi faccio vedere come l'ho fatto. Allora, innanzitutto sull'occhio ho steso la base rosa, la numero 18 della Kiko Ombretto in crema, per avere una base shimmer. Anche gli ombretti sono abbastanza shimmer, però per dare un tocco di luce in più ho usato questa base qua. L'ho tirata bene su fino al sopracciglio. Ok, poi io ho usato praticamente solo la palette della Sleek, questa qua che è la Sunset 568, e ho usato un pennellino piatto e ho iniziato dal giallo, questo qui. Allora, prendo il giallo e vado ad applicarlo alla base dell'occhio. Ho raggiunto un po' sporco, aspettate. Infatti non è giallo, è arancione. Vabbè, vediamo se riusciamo a coprirla. Ok, allora con il giallo questi ombretti scrivono molto molto bene, sono un po' difficili da sfumare. Proprio perché, cioè, una volta che li metti si aggrappano alla pelle e non cadono. Ecco, lo carico un po' di più perché avevo il pennellino un po' sporco, ma basta, anche un pochino meno in realtà. Lo tiro leggermente sotto, anche se poi questo giallo qua in realtà è un eyeliner. Sempre della Sleek, tra l'altro. Allora, steso il giallo, prendo l'arancio, che è questo qua che c'è a fianco, molto molto acceso, vedete? E vado a stenderlo a fianco, vado a sfumarlo leggermente, poi intanto per sfumarlo ci vuole lo sfumino. Tiro un po' verso l'interno. Poi, vedete, qua lascio abbastanza spazio, ma perché? Perché adesso vado a disegnare una via esterna con questo bordeaux. È molto, molto bello come colore, borgogna quasi. Disegna una bella striscia definita, anche più marcata. Così, ecco fatto. Vedete? Con una bella punta che intanto poi devo sfumare. E ora con l'arancione ci vado sopra. Ecco fatto, così. Ora mettiamo ancora un pochino più di arancione qua al centro. Ora con lo sfumino prendo lo sporco prima di giallo e vado a sfumare qua alla base dell'occhio.
Poi lo sporco di arancione. E cercando di arrotondare un pochino la punta, cioè le mani lerte di arancione, sto facendo tutto arancione, va bene. Così, dicevo, con l'arancione vado a tirare invece verso l'interno il colore. Poi sporco sempre lo sfumino con questo colore qua, questo qui. E vado a inserirmi nella piega proprio. È un tra il marrone e tra il marrone e il rosso, il viola. Eccolo qua, vedete? Serve per dare un pochino più di profondità allo sguardo. Così. E poi prendo invece un colore molto molto chiaro. Io ho usato questo rosellino, questo, per illuminare sotto l'arcata sopraccigliare e sfumare tutti i colori. Poi, quasi finito, prendo un eyeliner in gel giallo, questo qui è sempre della Slick. Uso lo pennellino che c'era in dotazione, intanto non è questo mini pennellino qua. E vado a darlo sotto. E lo passo anche poi lo tiro leggermente in fuori e vedete e qua mi sono andata. E poi anche sopra. Ecco, almeno fin dove c'è il giallo. Così. E poi, come mascara, metto questo qui marrone della Playboy. Sopra e sotto. Ecco fatto. Siccome gli occhi sono belli sparati sulle labbra, pensavo di mettere un lucidalabbra chiarissimo, tipo questo qui. E basta. Questo è il trucco. Ah.